ragazzi, sono Darryl e sono da solo questa volta sul nostro canale. E tranquilli, Xenic ci sta, tranquilli tutti quanti. Ma perché sono qui? Perché, a parte che volevo dirvi perché non sono usciti video in questi giorni e perché sto facendo questo video, ma anche per dirvi delle cose che non stanno andando bene. Perciò vorrei condividerle con voi. Ho sempre odiato tipo questi tipo di video dove lo youtuber si lamenta del come va il canale, perché non è colpa, cioè se mi devo lamentare, mi devo lamentare con me stesso se il canale non va come dico io. Ma comunque, a parte questo, volevo dirvi che nonostante tutto ci sta andando tutto storto. Perché ieri, che era domenica, doveva uscire un video su un'app molto figo. Era FaceWap, era venuto veramente divertente, saremmo tagliati durante la registrazione. Però in fase di editing sono andato ad aprire il file e l'audio era tutto sballato, era tutto a scatti, andava. Quindi dovremmo rifarlo e stare attenti che non risucceda un'altra volta. Altra cosa, ieri mi metto ad editare il video, cioè ieri, adesso, per voi è ieri, mi metto ad editare il video e ho detto vabbè, c'ho le live registrate di Twitch. Tra l'altro abbiamo cominciato a fare live su Twitch, molto fighe, giochiamo, facciamo gameplay lì, quelli là che magari su YouTube sono un po' noiosi, però vedendoli live è figo perché potete parlare con noi, quindi seguitemi su Twitch, vi lascio il link qui in descrizione, che ne faremo parecchie anche a settimana. Praticamente, cosa è successo? Vado a mettere questo file dentro Vegas e non sapevo che OBS registrava in un formato che Vegas non legge. Quindi devo convertire tutto il file. Essendo 2 ore di registrazione ci voleva troppo e non potevo editare quel video. Perciò cosa ho fatto? Ho detto vabbè, accendo la telecamera e mi sfogo con loro di questa cosa che sta succedendo, anche per non lasciarvi comunque senza video, perché so che comunque c'è chi aspetta i nostri video. Tanto ho detto vabbè, sto nell'umore di fare un video del genere, perché comunque anche vedendo le visual delle ultime settimane, che non so sinceramente se siano dovute a noi oppure a YouTube che non fa arrivare le feed. Noi abbiamo fatto un sondaggio sulla nostra pagina e praticamente ho scoperto che al 99% delle persone iscritte al nostro canale non arriva mai la notifica. Fatemi sapere qua sotto magari se anche a voi non arriva e quindi non arriva mai il feed. E perciò ho notato soprattutto in questo mese, febbraio, si sono dimezzate praticamente le visual. Non so se è colpa nostra perché magari non facciamo dei video che magari vi annoiano, oppure non variamo più in questo periodo. Però su questo vi dico tranquilli, perché stiamo creando nuove idee, stiamo trovando altri video da fare. Sapete che siamo sempre stati propensi a portare più video diversi, a sperimentare cose diverse, non fare sempre le stesse cose. E tra l'altro non capisco come è possibile che ci dicano a noi che non siamo originali, quando veramente, cioè, ci spacchiamo per cercare ogni volta un video diverso. E cioè vedo gente che invece fa solo Minecraft, solo FIFA, solo COD e non è noiosa, vabbè. Comunque, a parte questo, non è, cioè, niente incontro quelli là che fanno solo Minecraft o solo FIFA, anzi, per dire come la pensa la gente, che dice, voi non variate, quando alla fine abbiamo variato dai videogame, alle soccer challenge, alle challenge quelle dentro casa, al video troll, a app per applicazioni, quiz, in segreto, cioè abbiamo fatto di tutto e di più. E infatti proprio per quello non so più cosa fare. Quindi magari datemi qualche idea se volete vedere qualcosa qua sotto. Penso che a questo punto, visto che state chiedendo in molti, torneranno i gameplay. Quello che avevo in mente sui gameplay era appunto salvare live di Twitch, fare i gameplay sulle live di Twitch dove voi potete interagire tutti quanti e salvarle, e poi magari fare un montaggio con le migliori parti e metterle su YouTube. Cosa ne dite? Cosa ne pensate? Cosa vorreste vedere anche in live su Twitch? Allora, noi adesso stiamo facendo un videogioco che è The Forest, ed è un survival col crafting tipo Minecraft appunto. Piacendo parecchio il live, lo stiamo vedendo, e perciò ditemi se vi piacciono questo tipo di video, che li farò in live anche con Xenic. Detto questo, raga, cosa dire? Fatemi sapere con un commento, fate vedere che c'è state. Diteci anche se vi state annoiando, se vi annoiano gli ultimi video, se vorreste vedere cose diverse, quali sono i video che vi piacciono di più e quali non vorreste mai che noi togliamo, quali in video invece non vi piacciono per niente, non guardate e quindi volete che noi non facciamo più e magari dovremmo fare altri video nuovi. Sappiate che noi comunque continueremo lo stesso a fare video, perché non lo facciamo principalmente per i soldi, anche se quelli sono una buona componente appunto, ma lo facciamo perché ci piace fare video e perché comunque ci piace avere un riscontro da parte vostra, ci piace fare i deficienti davanti a una telecamera e tutto quanto. Ultimamente mi sta attirando anche molto Twitch, infatti io già parecchio tempo fa ho cominciato a fare delle live proprio così, anche senza grafiche, senza tasto per le donazioni, senza niente, perché mi piace l'idea di fare live e di rispondere in live. Infatti pure quando ero uscito a Periscope mi ci chiudevo, perché mi piace interagire con voi, fare le domande in live e io che rispondo. Adesso sto cominciando comunque a prenderlo un po' più sul serio, vorrei fare delle live con degli appuntamenti settimanali, perciò vorrei che gentilmente mi seguiste nel link che vi sto lasciando in descrizione,
perché così quando sono in live non devo spammarvi ogni volta il video su YouTube, che magari può essere anche fastidioso, ma avete la notifica direttamente da Twitch e sapete che sono in live. Spero che questa situazione si risolva con le feed, con tutto quanto, e che torniate a vedere i nostri video per qualsiasi motivo ci sia dietro, se siano le feed, se siamo noi che magari ultimamente stiamo facendo dei video un po' noiosi. Comunque noi siamo sempre quelli di un anno fa, quindi se magari questo è un periodo un po' così, ci sono anche dei motivi, e tranquilli che si ritornerà più forti di prima a fare video come prima, forse più divertenti di prima, e speriamo di migliorare sempre di più. Perciò ragazzi, veramente, se avete l'occasione qua sotto di scrivere qualsiasi cosa pensate di noi, del nostro canale, di come facciamo i video, di come li editiamo, qualsiasi cosa, scrivete qua sotto quello che pensate che possa migliorare questo canale, o anche se c'è la cosa dei feed, perché magari io mi sto a fare tutti questi problemi, ma il problema è di YouTube che non mi fa arrivare le notifiche, e non siamo noi, ma probabilmente qualche problema l'abbiamo creato anche noi con i video ultimamente, perché mi sono accorto che sinceramente non... anche per me forse sono un po' noiosi, non dico sempre, però alcuni video sì, perché appunto mancano delle idee. Perciò ragazzi, veramente, se volete darci una mano, siete voi che dovete aiutarci, e scriveteci qua sotto tutto quello che vi viene in mente, qualsiasi cosa, e noi l'accettiamo, ovviamente senza scrivere stronzo, pezzo di merda, capito, tutte queste cose qua. E niente, da Daryl è tutto. Domani speriamo che arrivino i video e che riesca ad editare finalmente, che non mi si blocchi niente. Bella.